Anna Paola Improta, questa mattina presentiamo Foggia City, è una manifestazione importante, mi sembra che questa sia anche una edizione in più rispetto agli altri anni, con più argomenti. Quindi vediamo innanzitutto che cos'è. Allora, innanzitutto è una gara podistica, si chiama Foggia City Half Marathon, quindi è una 21 chilometri che si svolgerà su un percorso interamente pianeggiante e è tutto nel centro della città. È una manifestazione importante perché prima di tutto arriveranno atleti da tutta la regione e da fuori regione. Abbiamo la partecipazione di regioni come la Campania, la Basilicata, l'Abruzzo, il Molise e anche alcuni atleti anche di regioni più lontane. Quindi è già importante perché questo tipo di manifestazione porta nella città persone da vari posti. È importante atleticamente perché il percorso è pianeggiante, quindi molti atleti della provincia che si vogliono mettere in gioco, cioè quindi vogliono testare le loro capacità agonistiche, lo possono fare tranquillamente perché quale miglior percorso che quello pianeggiante? Oltre alla gara dei 21 km, la manifestazione comprende anche in precedenza altre 2 giornate. Il 13 con un convegno all'Ordine dei Medici di sport e doping. E poi invece il 14 un appuntamento che innanzitutto invito tutti gli atleti podisti, che si terrà invece al palazzetto della Sala Rosa del Palazzetto dell'Arte sullo sport proprio più a livello tecnico-atletico. E l'alimentazione legata anche ai problemi che invece un'attività sedentaria crea, quindi la prevenzione al diabete e tutto questo. Ci saranno relatori importanti tra medici e tecnici sportivi. Ecco, leggiamo che c'è anche il quinto trofeo nazionale Libertas. Sì, noi innanzitutto questa gara che adesso è di 21 chilometri, in effetti non è la prima gara che si svolge a Foggia in questo periodo. Negli anni precedenti c'è stata la 10 chilometri, che veniva denominata Corri Natale, che era una gara appunto sempre di importanza provinciale e organizzata sempre dalla Libertas e anche quest'anno sarà uguale, ci sarà quindi associata alla 21 chilometri, contemporaneamente una gara di 10 chilometri e farà parte del campionato provinciale Libertas. Ma non è finita, c'è anche la terza, Strafoggia Run. Sì, perché ci sono moltissimi amatori, quindi non atleti, persone che si vogliono confrontare con un chilometraggio ben specifico e sono soltanto amatori della corsa, e ce ne sono tanti la domenica, nei giorni anche feriali che si allenano per puro diletto, possono partecipare a questa gara e quindi la prima Strafoggia la prima Strafoggia. Appuntamento allora, prima con i convegni, poi effettivamente con la corsa vera e propria. Sì, la corsa, la gara si inizierà alle 9:30 di mattina, partirà da piazza, dal via Scillitani, poi passerà a piazza Cavour, attraverserà tutto il centro di Foggia, quindi corso Cairoli, avanti al comune, poi girerà per via Fuiano, insomma proprio tutto il giro. E si concluderà a Piazza Cavour, quindi la conclusione è Piazza Cavour. A questa anche la 10 km chiaramente finirà prima e sullo stesso percorso. E volevo fare un avviso a tutte le persone che la domenica mattina escono con le automobili di evitare appunto il percorso della gara per non creare problemi agli atleti e anche problemi loro perché poi si creerebbero code, eccetera. Quindi mi raccomando ai cittadini di partecipare numerosi e festanti a questo percorso, ma di non usare la macchina che fa anche bene non usarla. Presidente, allora, l'Avis come sempre
sollecitata, ma partecipa a questo tipo di manifestazioni, promozione per l'Avis, ma promozione per lo sport. Poi ci sono anche due convegni importanti, l'alimentazione e le tecniche sportive. L'Avis allora in prima linea, come sempre. Noi cerchiamo in qualsiasi modo di attivarci per promuovere quella che è la cultura della donazione e naturalmente quello della promozione della cultura della sensibilità alla donazione del sangue. Quale mezzo migliore se non quello della mezza maratona, proprio perché tra i tre requisiti principali per diventare donatore è quello della buona salute. E quale modo migliore se non quello di fare attività fisica? Poi la possiamo fare all'interno della nostra città e poter avere la possibilità di poter vedere le meraviglie della nostra città in questo periodo, doppia possibilità. Assessore, oggi la presentazione di una bella manifestazione, si corre, però la salute è importante e ci sono anche due convegni, tra i quali uno tecnico e uno proprio per l'alimentazione. Ovviamente il Comune deve favorire questo tipo di manifestazioni, anche perché portano turismo. Beh, non ho nulla da dire, ha detto già tutto l'intervistatore. È una manifestazione che ci trova favorevoli sotto due aspetti. Uno è quello appunto tecnico e che serve per la città, l'alimentazione, l'importanza dello sport, lo spirito con cui si fa lo sport. Quindi questo serve, quando dico per la città dico per noi, per tutti. Dicevo prima che correrò anch'io, certo non farò tutta la maratona, sarà molto più breve. E l'altro certamente anche per il turismo, perché è una bella manifestazione con gente che viene da tutta Italia. E quindi ci auguriamo che possa servire anche a valorizzare il nostro territorio e anche a far capire quanto è bello il nostro territorio. Cioè spesso gli altri se ne accorgono, noi no. Ci auguriamo che quando gli altri apprezzano le nostre bellezze e ce lo dicono, ci rendiamo anche conto noi della città che abbiamo e di quello che potrebbe essere ancora più bella se tutti quanti noi facciamo un piccolo sforzo in più. Ecco, il centro interessato ovviamente sarà delimitato al traffico, quindi evitiamo le auto. Ma certamente, è il minimo. Giuseppe Guerrieri, presidente della Libertas Foggia, oggi presentiamo il quinto trofeo nazionale Libertas. Ecco, siamo arrivati al quinto trofeo, vuol dire che è una manifestazione che si consolida sempre più. È vero, siamo al quinto trofeo e quest'anno abbiamo programmato la mezza maratona. Siamo partiti dai 10 chilometri e siamo giunti alla mezza maratona. Speriamo in futuro di raggiungere la maratona attraverso grandi campioni internazionali. Senta, la Libertas è da sempre impegnata con lo sport. Oltre a questa attività, che cosa sta facendo in questo periodo? Stiamo organizzando non solo per la danza sportiva, abbiamo fatto il trofeo nazionale domenica scorsa al palazzetto dello sport Taralli di Foggia, quindi con questa manifestazione chiudiamo l'anno 2013. È chiaro che durante l'anno abbiamo fatto diverse manifestazioni per il ciclismo, 10 tappe, il girotondo viene denominato, è stato denominato, e poi abbiamo tante altre manifestazioni di danza, di calcetto, perché abbiamo tutti gli sport inseriti nel Centro Nazionale Libertas. Senta, chiudiamo per un invito. La Libertas, chi vuole aderire, dove e come farlo? La vostra sede. Sì, allora, può recarsi presso il nostro comitato regionale nello stadio comunale di Foggia, presso la vecchia gradinata. Lì abbiamo al centro della gradinata abbiamo il comitato. Sì, dalle 18 alle 21 il pomeriggio e dalle 10 alle 12 il mattino. Dato il Newsday, oggi la presentazione di Foggia City Half Marathon, ma oltre al correre, che è un correre quotidiano in tutti gli aspetti, c'è un importante convegno venerdì sulla medicina e ovviamente anche sulla legalità. Lo sport ovviamente si collega, tra virgolette anche purtroppo spesso, con la legalità degli sportivi. Ecco, il convegno, che cosa tratterete e chiaramente quali saranno i temi più importanti che privilegerà il convegno?
Beh, appunto, si tratta di medicina e legalità, come lei diceva, e per quanto riguarda la posizione che può avere così il rappresentante dei legali, che possono avere, perché avremo l'ordine degli avvocati di Foggia, l'ordine degli avvocati di Lucera, che rimane operativo fino a dicembre del 2014, salvo recuperi ancora poi del Tribunale di Lucera stesso, che noi ovviamente auspichiamo tanto. Nell'ambito di questo convegno andiamo a valutare come per lo sport il diritto si stia pure molto interessando, soprattutto per quelli che sono gli aspetti che devono fare in modo che la professionalità e la stessa deontologia nello sport vengano ben conservati. Sappiamo che per esempio pure in materia di scommesse, in materia di frodi sportive, anche la giustizia ordinaria si sta molto interessando, quindi non abbiamo soltanto gli interventi della giustizia cosiddetta sportiva, ma anche quelli della giustizia ordinaria, e quindi questa interconnessione per far sì che poi il corretto sviluppo sociale e socio-economico passi anche attraverso la correttezza nello sport, del quale poi noi tutti quanti siamo amanti. Insomma, ovviamente abbiamo tutti l'intenzione che le attività sportive si possano sempre più incrementare, proprio perché poi consentono alle persone di poter vivere meglio.